Allora, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito perché è sempre un piacere poter condividere queste riflessioni, queste strategie che sono a nostro giudizio non facoltative ma sono obbligatorie per poter cercare di costruire un futuro che guarda alla sostenibilità. Perché non occorre essere catastrofici per leggere i report, i dati scientifici che ogni anno vengono pubblicati per capire che stiamo andando incontro a un baratro. Cioè ogni anno consumiamo mediamente più di un terzo di quello che il pianeta Terra riesce a rigenerare in termini di risorse, materie prime, energia. Quindi se andiamo avanti come è stato fino ad oggi, sperperando e sprecando energia, materie prime, suolo, eccetera, eccetera, inevitabilmente faremo sempre prima un conflitto sempre più insostenibile appunto, con il nostro pianeta. La soluzione non è tornare all'età della pietra, ma cercare di capire come conciliare diciamo, il nostro modello di sviluppo, tra virgolette, con i limiti del nostro pianeta. Fino a qualche anno fa il tema rifiuti veniva considerato un 3-5% nel peso complessivo umano dell'uomo sull'ambiente. In realtà ricerche che sono uscite negli ultimi anni hanno approfondito la tematica attribuendole invece un peso di circa il 50%. Questo perché si è passati da un calcolo solo dell'impatto ambientale dello smaltimento a un calcolo invece più corretto di tutta la filiera della materia, da quando la materia viene estratta, trasportata, trasformata, trasportata un'altra volta, consumata e poi smaltita. Ecco, tutta questa filiera ha un peso del 40-50%, si diceva, sul peso, sull'impatto generale umano sull'ambiente. Quindi cercare di cambiare la prospettiva nella relazione umana con la materia, da una prospettiva che noi finora concepiamo lineare, dalla nascita con l'estrazione della materia prima alla morte quando la buttiamo nel cassonetto, a una concezione che invece sia circolare, cioè dalla nascita alla nuova nascita con, attraverso politiche di riciclo dei materiali, ecco, tutto questo può davvero ridurre notevolmente l'impatto umano sull'ambiente. Chiaramente non basta questo, ma questo è un tassello sicuramente importante. Io sono da 5 anni amministratore del Comune di Capanno, che è un comune di 46.000 abitanti in provincia di Lucca, che appunto da alcuni anni si sta misurando con queste tematiche, cercando di fare sempre più e sempre meglio e cercando di costruire anche coordinamenti e sinergie con tante altre amministrazioni in Italia per portare avanti l'agenda della sostenibilità. Stasera parliamo di rifiuti, questo è il Palazzo Comunale, ma ho messo una foto giusto a evidenziare come anche sul Palazzo Comunale sul tetto si vedono i pannelli obliqui, c'è cioè, appunto un impianto fotovoltaico che alimenta i consumi energetici proprio per primi dare l'esempio che i consumi che noi facciamo li assorbiamo con l'energia prodotta dal sole e proprio all'entrata del comune la prima cosa che il cittadino vede è questo pannello con l'energia prodotta dal pannello fotovoltaico e quindi la minor CO2 emessa all'atmosfera è l'energia prodotta da quando è stato nel 2007 inaugurato. Lo stesso sulle scuole, abbiamo impianti fotovoltaici e anche nelle scuole all'entrata c'è questo pannello, quindi anche i bimbi hanno dimestichezza appunto con i temi anche dell'energia sostenibile. E così come tutte le costruzioni che stiamo facendo, le stiamo facendo in legno, perché queste sono, che vedete, un modulo di 5 unità abitative case popolari che abbiamo costruito e sono tutte in legno, anche se non si vede perché sono chiaramente intonacate, ma il bello di questa tipologia di costruzione è che in queste case si consuma il decimo di quello che si consuma in una casa tradizionale, cioè si consumano 23 kWh al metro quadro contro i 250 kWh di una abitazione tradizionale. Da queste poi ne abbiamo fatte altre, quindi anche un pochino più strutturate come condominio, anche questo è tutto in legno e anche qui siamo in classe energetica A+, e quindi si consuma solo 23 kWh e quei 23 kWh vengono prodotti da geotermico e solare termico, quindi sono indipendenti dai consumi esterni.
Questo è un asilo, anche questo asilo lo stiamo costruendo completamente in legno, quindi queste prove sono anche, hanno mille vantaggi oltre a quello energetico, quindi sia sono, hanno migliori caratteristiche antisismiche, hanno migliori caratteristiche contro gli incendi, perché il legno propaga meno il calore rispetto al cemento e quindi contiene di più i fenomeni anche di incendio, nonostante su questo ci siano molte precedenti, ma questi sono dati tecnici, quindi chi è del settore li conosce bene. Però ecco, arriviamo al tema centrale questa sera, che è quello appunto rifiuti zero. Nel 2007 fummo i primi a aderire a questa strategia, che a livello italiano, perché a livello internazionale, come si citava prima, c'erano esempi del Calvario di San Francisco, quindi non di piccole città che avevano lanciato questa strategia. Nel nostro piccolo, comunque, in un comune di 46.000 abitanti, abbiamo raccolto questa sfida cercando di trasformarla. Ci siamo posti l'obiettivo 2020, coscienti del fatto che non è una cosa semplice, ma che appunto con una prospettiva che ci dia un ampio raggio d'azione possiamo cercare di farcela davvero. Questo è tutto il materiale che anche nelle scuole facciamo per costruire questo obiettivo, perché all'inizio eravamo tacciati come utopisti, come strane estremisti, come idealisti, come... Ecco, la parola utopisti spesso ci veniva attribuita, come se ormai ci dovessimo abituare a una politica che non guarda più all'utopia o appunto alle grandi sfide del futuro, ma che è abituata a gestire l'esistente. Questa forse è la sconfitta principale, anche culturale, a cui siamo abituati. Invece no, la politica serve a costruire risposte per la collettività che vuole guardare al futuro e a costruire davvero grandi obiettivi e anche grandi sfide. Questo è il modello che per primi in Toscana abbiamo adottato nel 2005-2006 e che poi abbiamo steso su tutto il territorio comunale, che appunto raccolta porta a porta, ma fin dall'inizio questo era uno strumento, non era l'obiettivo il porta a porta, era uno degli strumenti, come prima benissimo diceva Paul Connett, per arrivare all'obiettivo rifiuti zero. Quindi l'idea era quella di attuare il porta a porta sull'intero territorio comunale, e noi abbiamo anche un territorio molto esteso di 40 frazioni in 160 metri quadri, quindi chilometri quadrati, quindi ci è voluto 4-5 anni per estendere su tutto il territorio. La nostra stessa azienda, che è un'azienda totalmente pubblica, in questi stessi 4-5 anni è esteso a tutti gli altri comuni in questo sistema, quindi è stata una progettualità che ha coinvolto più di 100.000 abitanti. E però dicevo, fin da subito è stato importante darci l'obiettivo, una volta terminato il porta a porta, l'estensione del porta a porta, attuare la progettualità migliorativa che stiamo attuando proprio in queste settimane, che è la tariffazione puntuale, cioè un sistema per calibrare la tariffa al cittadino in funzione di quanto indifferenziato si produce, in modo da disincentivare la produzione indifferenziata e avvicinarci sempre più all'obiettivo di rifiuti zero. Questo percorso ha avuto, diciamo, l'elemento chiave della partecipazione. Io infatti, diciamo, sono sia assessore all'ambiente sia l'assessore alla partecipazione, che diciamo, cerchiamo di attuare con tante progettualità, ma anche su questa legata ai rifiuti abbiamo sviluppato molto il tema partecipativo su due o tre fronti. Prima sul fronte, diciamo, quello basilare più scontato, quello appunto delle assemblee sul territorio, che abbiamo fatto in ogni dove, nei bar, nelle parrocchie, nelle circoscrizioni, cercando di condividere questo progetto. E l'altro invece questo, che è stato il protagonismo delle associazioni locali, cioè a tutta la fase che per il porta a porta e anche per la tariffazione puntuale è la più importante, cioè quella dell'avvicinamento al cittadino casa per casa, per la distribuzione dei bidoncini di porta a porta o dei sacchetti con il microchip per la tariffazione puntuale. Diciamo, l'elemento più centrale, più importante, è spiegare poi al cittadino, illustrargli bene la progettualità e fargli anche appunto una sensibilizzazione culturale. Tutto questo percorso è stato fatto casa per casa, pagato dall'azienda, ma da associazioni del territorio. Quindi in ogni frazione, fosse stata l'associazione dei donatori di sangue, l'associazione paesana, quella che aveva più radicamento, più volontari, ha curato tutta questa fase importantissima della distribuzione del materiale a ogni famiglia. E poi appunto questo è il sistema che con piccoli mezzi che attraversano il territorio ogni giorno raccolgono un materiale diverso.
E invece appunto questo è il tema che dicevo della tariffa puntuale, perché questi sacchi per il loro riciclabile, che vengono ritirati una volta alla settimana, sono dotati di una particolare tecnologia che si chiama RFID. Cioè ci sono tanti comuni in Italia, i più famosi sono il consorzio intorno a Chieri, vicino a Torino, il consorzio Biura, vicino a Treviso, fanno da tanti anni la tariffazione puntuale con un sistema a bidoncini con un microchip. Questi bidoncini quindi in fase di raccolta vengono registrati e le famiglie pagano la tariffa in funzione di quante volte in un anno espongono i loro bidoncini. Noi siccome invece per il non riciclabile abbiamo un sacco, volevamo evitare di distribuire un altro bidoncino alle famiglie, perché è sempre una certa criticità, diciamo, nelle abitazioni, spesso quelle piccole, avere tanti bidoni. E dunque abbiamo voluto sperimentare per la prima volta in Italia appunto l'applicazione di questa tecnologia che si chiama RFID al sacco. Cioè abbiamo trovato un'azienda disponibile a produrre dei sacchi con dentro incorporati questi RFID, che però funzionano come dei microchip, cioè appunto sono un adesivo con dentro una microfiligrana che contiene i dati della famiglia. E cioè in fase di raccolta l'operatore non fa niente di diverso rispetto a prima: prende il suo sacco, lo butta dentro il cassone, ma sul cassone è montata un'antenna che legge chi è quel sacco e quindi è in grado di leggere, quindi di attribuire il ritiro a quella famiglia. E quindi ha il vantaggio rispetto al bidoncino, che invece appena supera i 40 litri deve essere raccolto meccanicamente, di poter essere raccolto invece manualmente, quindi con minor perdita di tempo, e quindi anche una vantaggio per risparmio per gli operatori. Quindi a ogni famiglia consegniamo proprio in queste settimane, attraverso sempre le associazioni, questi rotoli. Ogni rotolo ha 26 sacchi, quindi le famiglie sanno che il servizio sarà garantito una volta a settimana, ma avranno i sacchi per una volta ogni due settimane, per un ritiro medio di una volta ogni due settimane. Proprio perché il differenziato è poco, ce n'è poco bisogno, c'è un materiale di poca entità che non crea disagio per gli operatori, perché l'organico deve essere chiaramente eliminato, e sanno che possono chiederne anche altri se hanno bisogno di altri sacchi, ma in quel caso appunto avranno un aumento sulla tariffazione. Questa è appunto quella centrale, quel codice che funziona come un codice a barre, ma ha un'antenna che quindi viene letta automaticamente. Questa era la prima sperimentazione che facemmo a gennaio, dove il sistema di lettura fu messo a uomo, cioè questo sistema a operatore, che poi invece questo sistema l'abbiamo applicato sul mezzo, quindi automatizzando tutto il sistema di lettura. Questi sono i mezzi che abbiamo, per lo più sono elettrici o a metano, proprio per diminuire al massimo anche l'impatto ambientale della raccolta. Ecco, e qui finisce, diciamo, la tematica del riciclo. Per terminare, termino con alcuni dati, cioè noi abbiamo sul territorio una raccolta differenziata media di circa l'80%, nelle zone dove siamo già partiti a tariffa puntuale, che sono circa 7.000 abitanti, che però dal 1 gennaio sarà su tutto l'intero territorio comunale, su queste zone abbiamo notato che si dimezza il non riciclabile, quindi mediamente arriviamo al 90-95% di raccolta differenziata, che non è niente di eccezionale se paragonato ai comuni che hanno già la tariffazione puntuale, che sono comunque già a queste percentuali. E in più appunto noi qui ci arriviamo anche dopo a approfondire, facciamo ogni mensilmente quasi l'analisi del rifiuto differenziato per capire di cosa si tratta, e infatti abbiamo visto che c'è differenza tra il rifiuto differenziato del porta a porta a quello del porta a porta con tariffazione puntuale, perché nel porta a porta ci dice sempre, vuoi per sbaglio, per disattenzione o per scarsa sensibilità, un po' di materiale riciclabile. Invece con la tariffa puntuale, sapendo che si paga in funzione di quanto il differenziato si produce, non ci finisce più niente di non riciclabile. E tendenzialmente negli anni si è sempre spinti a, anche quando si va magari a comprare qualcosa, preferire ciò che non produce il rifiuto differenziato, perché si sa che si pagherà in funzione poi anche dello smaltimento. Questo che abbiamo descritto è il primo binario, quello del riciclo dei materiali. L'altro binario verso i rifiuti zero, altrettanto fondamentale, è il capitolo sulla riduzione dei rifiuti.
Anche su questo abbiamo tanti progetti partiti, altri in fase di progettazione. Questi sono i primi da cui siamo partiti. Questa è la foto del magazzino comunale, dove abbiamo solo carta riciclata, proprio per dicevo, dare un buon esempio anche come amministrazione. Quindi non consumiamo alberi, valorizziamo il lavoro che ognuno di noi fa in casa di selezionare accuratamente ogni pezzo di carta. Così come la carta, anche i toni degli stampanti non producono rifiuti, perché tutto viene rigenerato, anche questo ci fa risparmiare e evitiamo la produzione di scarto. Questo è il progetto sul compostaggio domestico, tanti comuni lo praticano, c'è un incentivo comunale, una riduzione del 10% in tariffa alle famiglie che, avendo un piccolo giardino, un piccolo orto, hanno la possibilità di smaltirsi in proprio gli scarti di cucina, e sono circa 3.000 famiglie che lo stanno applicando. Questo invece è il lavoro che stiamo facendo sull'acqua con due progetti. Il primo, questo si chiama Acqua Buona. Abbiamo eliminato tutto l'acquisto di acqua in bottiglia in tutte le mense scolastiche e comunali. Questo per vari motivi. Primo, perché per ridurre i rifiuti, perché si riduce tanto la plastica. Il secondo, perché l'acqua di rubinetto è mediamente più buona rispetto a quella acquistata al supermercato. Basta vedere la tabella degli inquinanti previsti per legge nelle acque di rubinetto e quelli previsti per legge nelle acque minerali. Se vedete qui la tabella, vedrete che siamo molto più sicuri e garantiti sull'acqua di rubinetto, perché ci sono limiti molto più restrittivi su tutti gli inquinanti. In più, i controlli vengono fatti quotidianamente nelle acque di rubinetto e una volta l'anno nelle acque minerali, quindi diciamo, i parametri sono ben diversi. In più, appunto, non si producono rifiuti, non si porta l'acqua da un capo all'altro dell'Italia, come tutti invece ce l'abbiamo in genere buona attraverso gli acquedotti, e quindi in questo modo risparmiamo e facciamo un'attività di educazione ambientale ai nostri ragazzi. E a questo abbiamo abbinato un altro progetto che si chiama la Via dell'Acqua, perché sul nostro territorio c'è una via del vino che fa conoscere i produttori vinicoli delle nostre colline. Qui invece, appunto, con una cartellonistica stradale, anche in questo caso, facciamo invece conoscere la Via dell'Acqua, che è una via che invece sponsorizza e diffonde l'utilizzo e la conoscenza delle fonti sorgive. Abbiamo individuato 15 fonti sorgive, alcune erano terreni comunali, altre le abbiamo acquistate, e in ognuno di essi abbiamo appunto realizzato questo casottino in mattoncini che contiene una tecnologia a raggi ultravioletti che elimina la carica batterica ma senza alcuna aggiunta di cloro, quindi si ha al contempo la sicurezza dell'acqua di rubinetto ma senza alcuna aggiunta di cloro, quindi si mantiene intatta la qualità ottima dell'acqua che è fresca, sorgiva e diversa fonte per fonte a seconda delle caratteristiche. E in ognuno di queste c'è l'analisi, quindi con risultati che ognuno può andare a confrontare o cercare rispetto a quello che preferisce. È stato bello perché questo sicuramente è partito con un'idea per ridurre i rifiuti, quindi contrastando l'uso delle acque minerali, ma è stato anche un bel progetto per riscoprire, diciamo, le parti più belle del territorio, ma anche per rivivere la socialità di posti così belli, perché c'è spesso la fila in questi posti. E dopo averli fatti abbiamo messo anche delle panchine perché la gente possa anche viverli al meglio. E anche qui infatti abbiamo messo le panchine perché non ci aspettavamo, ma c'è stato un grande afflusso di tante persone che ogni giorno vanno in questo posto a acquistarsi il latte alla spina. Questo era il primo che avevamo realizzato, poi ne abbiamo realizzati altri due. Ci sono vantaggi per gli allevatori, perché un allevatore in questo modo non guadagna solo 30 centesimi il litro, che è la quota che gli dà il mercato mediamente, con cui non riesce a vivere, ma ha 1 euro il litro, quindi 3 volte tanto. Il consumatore ci risparmia rispetto al supermercato qualche centesimo, e l'ambiente ne guadagna perché il 90% delle persone che ogni giorno vanno a prendersi il latte, in questi distributori ci vanno con un contenitore di vetro che, me compreso, ci portiamo da casa, e quindi ogni giorno riduciamo la produzione di rifiuti. Lo pastorizza? Non è pastorizzato, è fresco. Arriviamo sempre sulla spina, ma non sul latte, bensì in questo caso sui detersivi. Per incentivare le attività commerciali a vendere prodotti alla spina, abbiamo cambiato il nostro regolamento tariffario sui rifiuti, inserendo una nota di 2 righe in cui si dice semplicemente che è detassata, in merito alla tariffa sui rifiuti,
la parte delle attività commerciali che è destinata, la volumetria delle attività commerciali che è destinata alla vendita dei prodotti alla spina. In questo modo quindi, si è creata una rete di 15 attività commerciali sul territorio comunale che vendono detersivi o altri prodotti alla spina. Qui ad esempio siamo in un'agraria che diciamo, in genere magari non è il negozio più diffuso, cioè più conosciuto per andare a comprare il detersivo, ma le agrarie invece hanno aderito tutte perché mentre in genere hanno una clientela che è stagionale, in questo modo fidelizzano una clientela che è sicura e costante. E, abbiamo quindi fatto incontrare produttori locali e esercizi ecologici, questa era la condizione per aderire al progetto da parte dei negozianti, e quindi i cittadini vanno tanti a prendere questo prodotto con i propri contenitori che quindi poi si acquistano lì direttamente nel detersivo. Non sono mediamente inferiori rispetto al supermercato, ma sono qualità diverse, cioè sono detersivi concentrati per cui ne basta una minima quantità per avere lo stesso risultato, quindi in realtà si risparmia anche. La stessa cosa abbiamo fatto nella farmacia comunale, dove abbiamo inserito questa linea particolare, molto curata anche esteticamente, che quindi si inserisce bene anche in un contesto di farmacia comunale. Sempre nella farmacia comunale vendiamo i pannolini lavabili, è un altro tema importante dei rifiuti, perché il pannolino lavabile, finché ci sono i cassonetti, quindi un'alta produzione di rifiuti indifferenziati, è il 3-4% dei rifiuti indifferenziati. Man mano che si passa dal porta a porta arriva al 15% mediamente dei rifiuti indifferenziati. Quando si passa a tariffazione puntuale arriva al 25% dei rifiuti indifferenziati. Perché appunto riducendo tutto ciò che si può ridurre rimane ciò che non si può ridurre. E puoi ripetere? 3-4% dei cassonetti? Sì, circa il 15% con il porta a porta e circa il 25% con la tariffazione puntuale. E, quindi diciamo noi abbiamo dato un contributo economico per l'acquisto dei pannolini lavabili alle famiglie che comunque già di per sé non avrebbe bisogno di contributo economico perché pur spendendo un po' di più all'inizio si risparmiano circa 2.000 euro nei 3 anni in cui il bimbo mediamente usa il pannolino. C'è bisogno sicuramente di un impegno in più ma anche una miglior qualità diciamo, per la salute del bimbo che non ha contatto con la pelle di prodotti chimici e sintetici ma un cotone naturale. È difficile promuovere progetti come questi che cambiano così radicalmente le nostre abitudini. E siccome ne siamo coscienti, proprio per questo stiamo facendo un altro progetto, sempre sui pannolini lavabili, che è partito per la prima volta in Italia da una cooperativa sociale a Bologna e che noi spero a brevissimo come secondi partiremo in Italia. Cioè un progetto che partito da una cooperativa sociale che fornisce, così come esiste ad esempio sui lenzuoli per gli hotel, un servizio però per i pannolini lavabili di fornitura agli asili nido di pannolini lavati e igienizzati agli asili nido. Quindi senza spendere un euro in più rispetto a quello usa e getta, ma costruendo dei posti di lavoro su un servizio a punta di qualità come questo. E, lì è nata questa esperienza, quindi appunto appena l'abbiamo saputo siamo andati a conoscere, vedere e abbiamo tessuto i rapporti per estenderlo su. Questa iniziativa che organizziamo periodicamente con l'associazione del territorio, cioè organizzata direttamente dall'associazione, noi diamo un supporto e diciamo una diffusione, un'iniziativa che si chiama Soffitta in piazza, già il titolo diceva tutto, i cittadini possono portare in piazza ciò che vogliono, libri, vestiti, giocattoli, oggetti, possono venderlo ma anche scambiarlo con qualsiasi altra cosa che altri cittadini portano in piazza. Quindi è un modo sia per ridurre i rifiuti ma anche per rivivere uno spirito comunitario della piazza di incontro, di socializzazione. Questa iniziativa che portiamo avanti anche con l'associazione Comuni Virtuosi per ridurre l'utilizzo dei sacchetti usa e getta nel fare la spesa, che sicuramente dall'introduzione dei biodegradabili è meglio rispetto alla plastica, ma ancora meglio superare la cultura della plastica e quindi riutilizzare alcuni come questi che di stoffa noi abbiamo distribuito uno ogni famiglia e un tot a ogni attività commerciale in modo da appunto diffonderlo il più possibile.
Queste invece sono alcune foto di un'attività commerciale particolare che è nata per la prima volta a Cavandoli, ma poi si è replicata anche in tante altre città. E questa è stata la prima esperienza in Italia di un negozio che vende solo e esclusivamente prodotti alla spina e rigorosamente di filiera corta. Non è distante da un S lunga, ma si chiama F corta, contrasto di F lunga. È una cooperativa fatta da quattro ragazzi che hanno avuto questa idea. E è una bella idea che sta funzionando molto bene, sia perché ha un risultato commerciale molto, sia perché riduce enormemente la quantità di rifiuti, sia perché normalmente i produttori locali hanno grandi difficoltà di accesso alla distribuzione, invece in questo modo riescono ad avere un canale privilegiato di rapporto col cittadino, col consumatore. Ci sono alcuni prodotti che sono a caduta, sono a parete, altri che invece sono con un mestolo, sono partiti 3 anni fa da 100 prodotti, oggi sono 250 prodotti, dalle farine, pasta, cereali, spezie, olio, vino, birra, cibo per animale, c'è di tutto. Questa era l'inaugurazione proprio l'anno scorso di un'attività che abbiamo avviato con la nostra azienda di gestione dei rifiuti, perché in questi anni abbiamo fatto 3 isole ecologiche. In queste isole ecologiche si può conferire qualsiasi tipo di materiale, i cittadini viene pesato, diciamo, ogni conferimento di materiali, a seconda del peso e del tipo di materiale si riceve un punteggio e se a fine anno si superano 500 punti si ha una riduzione di 20 euro sulla tariffa. Abbiamo visto che però in questo modo arrivano alle isole ecologiche tanti materiali riutilizzabili. Però diciamo, per un problema legislativo nazionale e tutto italiano, quello che entra nell'isola ecologica, fosse anche un gioiello, diventa rifiuto e quindi non può andare da nessuna parte se non nella sua filiera di smaltimento o del riciclaggio. Quindi se, non può essere prelevato. Quindi allora ci siamo chiesti come invece poter raggirare questo problema legislativo. E abbiamo costruito questo centro di riuso che è prima dell'entrata all'isola ecologica. Diciamo. Quindi c'è una sbarra per entrare all'isola ecologica che si alza solo se il materiale visionato dagli operatori del centro di riuso viene interpretato come un rifiuto. Perché se invece viene visto che non è un rifiuto ma è un materiale riutilizzabile ma anche riparabile, quindi viene intercettato e torna a diventare un materiale. Siamo partiti un anno fa con l'idea di arrivare a dicembre di quest'anno e poi capire come ampliare questa attività, perché nel primo anno in cui siamo partiti il materiale viene conferito chiaramente gratuitamente, ma viene distribuito anche gratuitamente, quindi agli utenti dei servizi sociali, dei centri di ascolto, però appunto l'idea, avendolo ormai fatto conoscere, di strutturarci un mercatino vero e proprio di riparazione e riuso, quindi possa anche costruire magari dei posti di lavoro. E quindi finora è stato molto molto utile perché abbiamo visto vantaggi sociali a vantaggi ambientali non indifferenti, perché sono circa 500 metri quadri, ma c'è un andirivieni costante sia in entrata che in uscita di tanti tanti materiali, mobili, elettrodomestici, televisori, ma anche vestiti, giocattoli e quant'altro. Ecco, questa invece è una cosa forse che riduce poco i rifiuti, ma è simpatica perché ci aiuta a comunicare che anche i dettagli sono importanti. Queste che vedete nelle foto sono chewing gum particolari, perché normalmente le gomme da masticare sono fatte da derivati del petrolio, contengono aspartame, quindi sostanze che fanno anche male all'organismo, e vanno nel rifiuto differenziato, non sono riciclabili, quando invece non vanno per terra e stanno lì diciamo a sporcare il nostro marciapiede per gli anni. Invece queste sono chewing gum particolari perché sono fatte da un gomma naturale estratta dagli alberi da una cooperativa del commercio consolidale in Messico e sono biologiche e biodegradabili, quindi non contengono sostanze che fanno male all'organismo. Se vanno nel rifiuto vanno nell'organico e se vanno per terra si sciolgono nell'arco di poche settimane. Le vediamo, dicevo, nella farmacia, anche queste nella farmacia comunale. Il direttore della farmacia mi dice che ne vediamo tante, quindi sono anche buone, piacciono, costano non più delle altre, quindi sono una valida alternativa. Questo è un macchinario che abbiamo installato accanto alla nostra mensa comunale, perché
In Italia mediamente si faceva solo o il compostaggio domestico, una famiglia, o i grandi impianti di compostaggio, quindi per comuni. Invece abbiamo acquistato dalla Svezia, dove è diffuso invece un sistema anche intermedio per un condominio, per una comunità, per una piccola comunità, quindi un compostaggio che appunto deve essere un macchinario, perché diciamo, con tante quantità non si riesce a gestire con una compostiera familiare diciamo, un processo del genere. Però queste sono macchine anche molto semplici che riescono a trattare fino a 20 tonnellate l'anno di scarti organici, e quindi ci hanno permesso, abbinandolo alla nostra mensa comunale, dove 15-17 tonnellate l'anno di scarti organici vengono prodotti, di evitare di andare ogni giorno a prendere gli scarti, perché invece ci andiamo una volta al mese a prenderci l'organico che poi mettiamo nei nostri vasi, nei giardini, nelle aiole del comune. Questa è un'attività che facciamo sempre di prevenzione ambientale nelle scuole, continuamente per sensibilizzare i nostri ragazzi, e questa invece è una cosa particolare che facciamo ogni 2-3 mesi, e ci mettiamo i guanti festivali e andiamo nel centro di stoccaggio dove passa il rifiuto indifferenziato. Non è un'attività molto piacevole, ma per noi è utile e istruttiva, perché appunto abbiamo la necessità di vedere e studiare continuamente i flussi che vanno in discarica, proprio per eliminare il più breve tempo possibile. In questa foto fa riferimento, ci eravamo concentrati su un problema, come vedete, delle capsule del caffè usa e getta. È un problema perché da due calcoli che abbiamo fatto insieme al nostro centro di ricerca, ogni anno solo a Capannoli se ne producono 9 tonnellate che vanno in discarica. Queste cose non succedono in paesi come la Germania, la Svezia, dove c'è una legislazione molto più avanzata e dove sono tassati 30-40 volte di più rispetto all'Italia i produttori di materiali messi sul mercato non riciclabili. Questo appunto speriamo che l'Italia diciamo, si arrivi a queste legislazioni come ci chiede l'Europa, ma nel frattempo diciamo, non ci siamo arresi all'inevitabilità di queste 9 tonnellate annue solo per Capannoli, e abbiamo preso una carta e penna e abbiamo scritto una lettera aperta alla Lavazza, che è notoriamente il maggior produttore italiano di questa metodologia. Questa lettera è finita su Repubblica, su alcuni quotidiani a livello nazionale, e siccome la Lavazza investe ogni anno diversi milioni di euro in pubblicità e ci tiene molto la sua immagine, pochi giorni dopo ci ha telefonato, ci ha convocato a Torino nel loro centro di ricerca, e di lì è partito un gruppo di lavoro che, a volte litigando, a volte anche concordando certe cose, ha portato comunque all'attivare una progettualità che all'inizio 2013, proprio a partire da Capannoli, sperimenterà un sistema di ritiro delle vecchie capsule per appunto avviarne il riciclo dei processi aziendali. Quindi chiaramente loro non è che perché ci siamo mossi noi sono disponibili a mettere in discussione il sistema produttivo, però quantomeno si sono resi disponibili a avviare un circuito che permette di evitare lo spreco di questi materiali, quindi poi separando il contenuto dal contenitore, avviando il caffè al compostaggio e la plastica al riciclo poi nei processi interni aziendali. Questo per dire ecco, che si può fare tutto, diciamo, ecco, non è che siamo un comune, allora diciamo, ci sono tematiche su cui non possiamo intervenire. Se una comunità condivide questi obiettivi si può arrivare anche a incidere su grandi meccanismi. Questa è un'attività che facciamo ogni anno, quando ogni anno organizziamo un pullman gratuito per tutti i cittadini che con noi vogliono venire a visitare un diverso impianto di riciclaggio. Quest'anno siamo andati all'impianto di compostaggio, invece questa è la foto di 2 anni fa, eravamo andati a Revet, l'impianto che tratta quasi tutti i comuni toscani per la selezione delle plastiche. Riceve plastica, alluminio, le plastiche vengono suddivise per colore, e è stato molto istruttivo non solo per conoscere tutti i meccanismi dell'impianto, ma anche per vedere queste montagne enormi di bottiglie di acqua minerale che danno veramente un fumo in un occhio se uno ha un minimo di sensibilità ambientale. Vado verso le conclusioni con poche altre foto.
Questa è la foto di un inceneritore. Perché ho voluto mettere questa foto? Questo è l'inceneritore che era attivo fino a pochi mesi fa nella nostra provincia. L'inceneritore di Pietrasanta, gestito da una multinazionale francese, Veolia, che per risparmiare un po', diciamo, sui costi aziendali, aveva manomesso così le centrali degli inquinanti. Sforava diossina per anni, se ne sono accorti dopo 2-3 anni, è partita un'inchiesta della magistratura che ha sequestrato l'impianto. Quindi l'impianto è stato per un anno sequestrato. In questo anno abbiamo fatto attività, diciamo, istituzionale e politica, per convincere tanti comuni della nostra provincia ad aderire alla strategia rifiuti zero. Siamo arrivati a 10 comuni, tant'è che oggi la provincia di Lucca è la prima provincia in Toscana per raccolta differenziata, e abbiamo spinto anche la provincia di Lucca ad aderire, come prima provincia in Italia, alla strategia rifiuti zero, che per un comune è impegnativo perché deve mettere in campo tante attività, per una provincia è ancora più impegnativo perché è quella che è di competenza per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Quindi la provincia, passato l'anno, diciamo, di sequestro dell'impianto, di sequestrato l'impianto, non ha più rinnovato l'autorizzazione per la riapertura di questo impianto di smaltimento in coerenza con gli obiettivi che aveva assunto, e è invece partita un gruppo di, ha dato avvio a un gruppo di lavoro che ha coinvolto esperti a livello nazionale come Enzo Favorito, che stanno lavorando per la progettazione della conversione dell'impiantistica. Quindi l'impianto che fino a ieri trattava il rifiuto indifferenziato per mandarlo a questo inceneritore, da domani, quando sarà finita la progettazione e avviata la conversione, questa impiantistica continuerà a trattare il rifiuto indifferenziato, che nella nostra provincia è ancora prodotto, ma per avviarlo a ulteriore utilizzo e non più a combustione, perché ci sono ormai diversi esempi in Italia di tecnologie alternative all'incenerimento che possono trattare il nostro differenziato per riutilizzarlo in diversi processi aziendali, soprattutto nell'edilizia, ma anche nella produzione di asfalti e in tanti altri materiali. Ecco, questi ad esempio sono alcuni materiali, quindi, cioè, da un problema, quindi da un costo, come gli inceneritori, a una risorsa che va sul mercato. Questi sono materiali, sono plastiche dure, che vanno a bordo piscina, che vanno in tante applicazioni in edilizia, che sono fatte a partire dal GRSU, dal CDR. Dal CDR, quindi preso prima che vada dai genitori, invece ci fanno questi profili. Questa è un'azienda che è Occhio Bello, quindi tra CDR cosa vuol dire? Amico, com'è? CDR cosa vuol dire? Il CDR è si chiama combustibile da rifiuto. Ah, è il rifiuto indifferenziato trattato per essere bruciato dagli inceneritori. E quindi invece lì sono riusciti a intercettarlo prima che arrivi all'inceneritore e riescono a produrmi questi beni. E addirittura, ecco, noi siamo entrati in contatto con questa azienda non solo per lo studio della conversione impiantistica del nostro sistema di smaltimento, ma anche per fare un'altra sperimentazione per noi altrettanto interessante, che è il riciclo con queste tecnologie del rifiuto speciale. Perché diciamo, nella nostra società produciamo un terzo di rifiuti urbani e due terzi di rifiuti speciali. Nella nostra provincia ogni anno produciamo 100.000 tonnellate di Balfour, che è lo scarto del riciclo della carta, perché siamo il distretto cartario più grande d'Italia e abbiamo un'enorme produzione di scarti da carta riciclata, quindi sono plastiche, tutto ciò che è residuo, diciamo. Questo materiale va a Brescia o a Terni negli inceneritori fino ad oggi, e invece dall'anno prossimo gli industriali della carta di Capandoli stanno trattando per fare l'impianto, per fare questo trattamento a Capandoli per questo scarto di cantiere, perché questa tecnologia permette appunto di riciclare benissimo. Anzi, sono molto più contenti perché è un materiale molto più omogeneo rispetto al rifiuto indifferenziato, quindi anche migliori caratteristiche tecniche. Ecco, termino con la pubblicità a due libri, per chi è interessato da qualche copia. Uno che è Calendario della fine del mondo, un libro che abbiamo scritto su tante emergenze ambientali, il titolo è assolutamente provocatorio,
diviso per capitoli, ogni esperto ha, ha curato un diverso capitolo: l'energia, l'acqua, la biodiversità, il consumo del suolo, il clima, io ho seguito quello dei rifiuti e abbiamo fatto ogni capitolo il calcolo di quanti anni abbiamo ancora prima della fine del mondo, in senso chiaramente metaforico, ma per fare un calcolo di quanto appunto abbiamo a disposizione prima di finire il nostro pianeta. E l'altro, che è invece l'Anticasta, un libro che abbiamo scritto insieme a Marco Boschini e Michele Dotti, che appunto parla, con, che sono diciamo entrambi l'associazione Comuni Virtuosi, che parla dell'Anticasta, quindi di quella politica che non come a livello nazionale vediamo ogni anno alimenta diciamo il dissesto del nostro paese, ma che costruisce prospettive sostenibili per il nostro futuro. Termino con un ultimo accenno a un altro tema per noi importante, che è il bilancio partecipativo, perché appunto io seguo sia l'ambiente che la partecipazione e da 2 anni abbiamo preso una decisione importante, cioè una fetta non piccola, sempre crescente del nostro bilancio, destiniamo ogni anno al bilancio partecipativo, cioè a opere che non decidiamo noi come amministrazione ma che decidono i cittadini. Questa foto riassume tutto il percorso in maniera molto semplice, perché il sistema del bilancio partecipativo più conosciuto, la prima esperienza più conosciuta è stata quella di Porto Alegre in Brasile, da cui hanno fatto scuola tante altre esperienze anche in Italia. Ci sono sistemi che si basano sul sistema assembleare, che ha vantaggi e svantaggi, cioè ha il vantaggio di essere aperto a tutti, ma lo svantaggio spesso di coinvolgere persone che sono già sensibili, perché sono quelli che appunto partecipano all'assemblea. Invece abbiamo avviato un altro sistema, che è il sistema con l'estrazione a sorte, cioè ogni anno estraiamo centinaia di cittadini che partecipano alla definizione di progetti, che poi diciamo loro sanno, hanno un budget a disposizione, fanno delle ipotesi progettuali rispetto alle esigenze che loro sentono per la loro frazione, il loro contesto territoriale, ma la decisione poi su quale progetto poi andare a realizzarsi, la prendono tutti i cittadini con delle elezioni aperte a tutti. In questo modo diciamo, si unisce l'efficienza di un lavoro che chiaramente deve essere fatto in gruppo per arrivare a elaborare i progetti, con una partecipazione che però è aperta a tutti nella fase più importante e più decisiva. L'anno scorso abbiamo destinato 400.000 euro, quest'anno destiniamo 500.000 euro, è stato un bellissimo percorso perché sia per gli 80 cittadini si sono trovati a lavorare insieme, si sono creati anche dei gruppi molto affiatati di lavoro, dalla signora di 80 anni al ragazzo di 18 anni, e hanno apportato diciamo, veramente una bella soddisfazione a quelli che poi hanno partecipato al voto, cioè è stata per una settimana intera il seggio aperto in comune, chi entrava in comune la prima cosa che vedeva era la mostra con le elaborate di tutti i progetti ideati e andava nel seggio lì accanto a votare quelli che si preferiva. È stato un bellissimo percorso perché il risultato sono stati questi, cioè sono state opere e hanno vinto in tutte le zone progetti che hanno a che fare col mondo scolastico, perché forse nelle scuole si è riusciti più rispetto ad altri contesti a fare la campagna elettorale per i progetti relativi alle scuole, quindi tra genitori, insegnanti sono stati coinvolti centinaia di persone e quindi sono stati realizzati, qui ho messo una foto, ma sono tanti interventi che hanno abbellito, migliorato le nostre scuole, sia per i ragazzi, quindi per giochi esterni alla scuola, sia dentro le scuole con lavagne slim, con tante diciamo appunto anche tecnologie che migliorano l'attività scolastica. Finisco qui appunto per ribadire che quelle che all'inizio sembravano, tanti dicevano essere utopie, in realtà le stiamo realizzando con la forza di numeri che ci dimostrano i vantaggi di queste idee in termini economici, ecologici, ambientali e occupazionali. Quindi la forza di questi esempi per fortuna si va diffondendo sempre di più. Sono più di 100 oggi le amministrazioni comunali che hanno aderito alla strategia Rifiuti Zero, per oltre 3 milioni di cittadini che quindi partecipano in questi comuni a questa strategia, e ogni giorno ci sono comuni che ci scrivono interessati o che appunto si vogliono unire. Proprio 2 o 3 settimane fa abbiamo fatto la prima assemblea, soprattutto
tutti i comuni, abbiamo definito un testo condiviso di statuto per fondare entro fine anno l'associazione Verso i Rifiuti Zero, che quindi metterà assieme comuni ma anche movimenti, associazioni che sono interessate a costruire questa strategia. Quindi stiamo già lavorando, quindi alle prime attività che come associazione dal 2013 vogliamo portare avanti sul territorio nazionale, a partire da un posto di legge proprio sui rifiuti zero, che vada a incidere nel mondo, diciamo, del packaging, degli imballaggi, a tassare di più, diciamo, i produttori di materiali riciclabili e utilizzare queste risorse per favorire invece serie politiche di riciclo. Grazie.